Assessore Santagata, la città di Napoli, la provincia di Napoli nel periodo metà giugno, prima parte di luglio è stata tra la provincia più colpita d'Italia per quanto riguarda il Covid. Ora qual è il trend? Diciamo un po' tutta la regione Campania è stata quella che ha rilevato, diciamo, dati maggiori per quanto riguarda la percentuale, diciamo, dei casi di contagio da Covid, dalla variante dell'Omicron B5. Gli ultimi dati per fortuna, diciamo, sono ancora alti, però con un trend a ribasso. Abbiamo toccato anche delle punte superiori al 32-33%, però adesso, diciamo, gli ultimi dati che quotidianamente mi vengono forniti sono leggermente sopra il 20%. E però di questi più del 95% dei casi sono asintomatici, quindi questo, non c'è stata per fortuna questa grossa pressione nelle strutture ospedaliere, anche se parlando di numeri grossi comunque c'è stato un certo numero di ricoveri, diciamo di degenza ordinaria, e qualche decina anche per quanto riguarda, diciamo, in questo periodo all'interno delle strutture di terapia intensiva. Quindi ancora ricoveri, ci sono stati purtroppo anche dei decessi, numeri lontani rispetto a quando c'era una forte emergenza, ma che richiedono comunque attenzione. No, io penso che i numeri in questo periodo sono stati più alti rispetto, diciamo, se lei fa riferimento a quella che è stata la seconda ondata del Covid, però in quel caso eravamo in prossimità, diciamo, della vaccinazione. Per fortuna, diciamo, chi si è vaccinato oggi quasi al 100%, diciamo, ne esce bene da questa, diciamo, dal contagio di questa variante. Il problema nasce per quei soggetti fragili che comunque, diciamo, sono più esposti a questo tipo di contagio. L'invito che io faccio anche come presidente di ordine è quello di andare nelle farmacie, ma anche nei centri, negli hub vaccinali che la Regione Campania ha riattivato, a sottoporsi alla vaccinazione. Per coloro i quali non l'abbiano mai fatto, quindi ha sottoposto alla prima vaccinazione, e per gli altri o alla seconda oppure alla terza dose. Per fortuna è partita poi pure la campagna per la quarta dose, in questo momento, come è noto, per gli over 60 e per i soggetti fragili, e che si può fare, diciamo, all'interno anche delle farmacie per quanto riguarda gli over 60. Per i soggetti fragili, come sempre, e come è stato così, diciamo, al primo momento, nelle strutture, diciamo, ospedaliere, dove in caso di reazione avversa si può intervenire in modo più concreto.